Allora, ciao a tutti amici di Music Off, eccoci qui Alberto Recchia da Villa Adele Anzio per uno speciale sul tour di Max Gazzè, oggi tra l'altro in versione auto-intervista perché guarda caso sono io che mi occupo del mix di palco di Max e quindi non ho uno che mi intervista, sono io che mi faccio le domande e mi rispondo da solo, un po' un marzullo della fonia diciamo, e siamo qui in postazione di regia, la classica aletta dalla quale gestirò le richieste, le necessità degli artisti, di Max in primis. Questo che vedete alle mie spalle è il famoso SSL L200, una macchina interessante che ho imparato a conoscere nel tempo. È una console eccezionale dotata di una potenza incredibile. Abbiamo a disposizione una serie di fader, per fortuna tanti, che nella gestione di palco è comunque fondamentale come punto di partenza, perché le sorgenti sono tante, i tanti e i mix a cui fare riferimento, a cui diciamo dare soddisfazione sono altrettanti. Non so se si leggono qui sullo schermo oppure qui sui display. Abbiamo il monitoraggio per Max stereo, il monitoraggio per il tastierista Clemente, un monitoraggio per Giorgio sempre in stereo, Wedge. Poi abbiamo una serie di near monitor tra cui Max, la sezione fiati, degli ospiti, backliner e poi dei mix diciamo di servizio. Tutti i monitoraggi sono praticamente stereo tranne un monitor che usa Max per la voce, esclusivamente per la voce. E quindi, come avete capito, il nostro monitoraggio forse dalla panoramica si può diciamo intravedere, si può capire, è un misto tra monitor classici di palco, cosiddetti appunto wedge o cassa spia se preferite. Quest'anno abbiamo l'onore e così la gioia di utilizzare dei Clare Brothers. Ne vedete un esemplare qui a fianco a me come riferimento, l'1 AM Plus, ovvero la versione attiva, un monitor che ci sta dando molte soddisfazioni, sul quale per l'ascolto di Max abbiamo lavorato un pochino per trovare la giusta quadra, e devo dire anche i preset che sono a disposizione sul retro ci sono stati molto utili per arrivare a trovare il punto di equilibrio su cui andare poi a lavorare. Per quanto riguarda gli near monitor, abbiamo qui il rack, abbiamo 8 radiofrequenze, non tantissime, a disposizione gli Sennheiser IEV 300 G4, quindi ultima generazione, con il combinatore per le antenne, mentre in basso vediamo i 4 radiomicrofoni Shure della serie OLXD che utilizziamo per la sezione fiati, un sistema con cui mi sto trovando veramente bene, con il quale si riesce a fare diciamo la radiofrequenza, quindi la gestione dei canali in maniera molto veloce e molto elastica. Qua, ecco, dove eri andato a vedere prima, questo è il classico cabaret come diciamo, con i body pack sia per gli in-ear sia per i fiati. I microfoni che utilizziamo per i fiati sono i classici DPA4099. I fiati sono trombone, tromba, seconda tromba e sax. Come antenne utilizziamo le classiche attive della Shure e un elicoidale per quanto riguarda la Sennheiser, che vediamo qui di lato rivolta verso chiaramente i musicisti. La microfonazione, abbiamo una microfonazione abbastanza standard, si può intravedere diciamo qui per quanto riguarda la batteria. Tra l'altro è una posizione abbastanza anomala, ma Max è un bassista, quindi è anche abbastanza normale che voglia avere la batteria più vicina e comunque a vista. Sull'altro fronte abbiamo le tastiere, batteria non tantissimi canali, circa 14 canali compresi i trigger che abbiamo sul casse rullante in aggiunta ai classici, alla classica microfonazione. Abbiamo tutti amplificatori sul palco, non abbiamo emulatori sia per Giorgio alla chitarra che per Max. Come vedete, un 8x10 Ampeg al centro del palco fa la sua figura.
dopodiché, per quanto riguarda l'ascolto di Cristiano, che è Cristiano Michelizzi alla batteria, abbiamo una serie di mix e di direct out che invio dal banco, perché lui, come potete vedere, ha un suo mixerino lì a terra dal quale gestisce indipendentemente il suo ascolto, con il quale gestisce anche il suo sub Yamaha. Vediamo appunto posizionato proprio dietro lo sgabello, per completare l'ascolto in cuffia. Quindi diciamo che su Cristiano c'è una, diciamo, certa indipendenza, ecco, di gestione di mix, mentre per gli altri, come diciamo prima, abbiamo o monitoraggio wedge o monitoraggio in cuffia tramite near monitor. L'unico è Max, che ha un doppio monitoraggio, questo per cercare di soddisfare qualsiasi esigenza quando in alcune situazioni l'impianto suona parecchio sul palco, piuttosto che magari ci ritroviamo in un contesto dove ci sono dei ambiente sfavorevole, dei palazzi, delle mura laterali sul retro, e quindi l'ascolto dal monitor comincia a essere magari insufficiente. Con linear si va a completare, ad aiutare per quello che è necessario sul momento. Quello che sentite ovviamente è il test del PA che sta facendo Enrico Romanelli, fonico di sala, dalla regia. L'impianto lo vediamo montato qui sopra a noi, è un Deumbe, non so se riesci a inquadrarlo. Questa è la fase in cui si va a lavorare con un virtual sound check per cercare di avvicinarsi il più possibile poi al sound check vero e proprio. Se ce la fai a seguirmi, andiamo a vedere un pochino il palco velocemente senza arrecare disturbo. Qui abbiamo nel rack di palco l'UPS, ovvero la, diciamo, l'unità di backup per quanto riguarda l'alimentazione nel momento in cui debba andare via la corrente. Siamo, diciamo, tranquilli che le console e le stage non perdono l'alimentazione. Dopodiché abbiamo lo switch Dante, che è lo switch della Link, a cui convergono le stage box e i moduli X-Lite, che sono necessari a far comunicare le console con il sistema di stage box. Questa che vedete è fibra ottica, quindi A e B per la sala, A e B per il palco, ovvero main backup, quindi ridondanza sulla fibra. E in basso le classiche VEAM o LK, connettori multipolari, che sono quelli che portano le sorgenti e in parte riportano i segnali verso diciamo il monitoraggio di palco, o in parte anche alcune uscite per l'impianto di sala. Qua possiamo vedere la postazione chitarra con il nostro buon Paolo Pratali, che gestisce tutto ciò che è batteria e chitarra. Poi dopo ci dirai qualcosina. Bene, con molto piacere. Ottimo. Questo è l'ascolto di Giorgio con la sua fantastica pedaliera piena di chicche per gli appassionati. Ascolto stereofonico. E, più avanti, questo è il mitico folk. Attenzione, saluta gli amici con lo scettro. Questa è la postazione di Max. Come vedete, un monitoraggio particolare, stereo sul frontale e qui sul lato esclusivamente per la voce. Lui poi usa un Wah-Wah. Qui abbiamo il suo microfono, il Sennheiser 935, Wah-Wah per le incursioni di improvvisazione. Questa è la postazione di Dedo, trombonista, dalla quale suona la chitarra e fa i cori. E mentre qui a chiudere abbiamo la postazione di Clemente, che è la postazione del maestro alle tastiere, dove ci sono una serie di strumenti molto interessanti, tra cui non può mancare il Rhodes per il suono di Max, che è assolutamente fondamentale anche per lui. Monitoraggio stereofonico con i Clair. Tutte le sorgenti, tutte le tastiere convergono in una
DI a 8 canali passiva della Radial, la Pro D8, una macchina molto interessante, molto comoda, devo dire. E poi sul retro abbiamo la pedana con la postazione per i quattro fiati. I quattro fiati che ovviamente, avendo una microfonazione wireless e un ascolto in ear monitor, sono totalmente indipendenti e quindi liberi di muoversi sul palco un po' come vogliono. Bene, allora per ora è tutto, cari amici di Music Off, qui Alberto Recchia da Anzio per il tour di Max e Gazzè. Un saluto a tutti e buona serata, a presto.